Buongiorno a tutti, siamo presso l'Associazione Culturale Voghera E perché venerdì 15 dicembre alle ore 21 presso la Sala del Millenario in Piazza Duomo 70 si terrà una giornata particolarmente importante dedicata alla storia del nostro paese, intitolata Piazza Fontana, una strage impunita. Perché una giornata così importante? È una giornata molto importante perché il tema della lotta al terrorismo, collegato anche alla lotta al fascismo, penso sia quanto mai attuale. È una giornata importante perché è praticamente l'anniversario del 12 dicembre, e quindi della bomba che scoppiò in Piazza Fontana. A questa conferenza parteciperanno Fortunato Zinni, che oltre a avere anche poi scritto anche un libro su tutta la vicenda, su tutto l'iter giudiziario che ha seguito in questi 48 anni. Fortunato Zinni era un dipendente della Banca Nazionale Agricoltura ed era in banca quando scoppiò la bomba, rimase solamente leggermente ferito e poi ha seguito tutta la vicenda per questi anni. Carlo Arnoldi, che peraltro è un pavese, invece il papà è morto, è uno dei morti della strage di Piazza Fontana. Trovo, soprattutto vorrei sottolineare il fatto che questa manifestazione di cui Voghera è stata promotrice, ma hanno dato l'adesione diverse associazioni e questo è l'aspetto più importante e che ci rende orgogliosi dell'iniziativa, che voglio ricordare che sono Libera, l'Associazione contro le mafie, la Società Operaria di Mutuo Soccorso, l'AUSER, quindi una società di volontariato, e poi le due associazioni partigiane, sia l'AMPI che la FIVLA, che è l'associazione che raggruppa i partigiani di orientamento cattolico. Vogliamo quindi ribadire l'appuntamento per i cittadini? Quindi l'appuntamento è per venerdì 15 dicembre alle ore 21 in Piazza Duomo, nel Salone del Millenario, la sede del Movimento Cristiano Lavoratori.